Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Persistono condizioni di maltempo diffuso su tutto il centro Europa, alimentato da aria fredda di origine polare, causa delle prime nevicate in pianura tra Germania e Francia. Ultime precipitazioni interesseranno ora il centro-sud Italia, ma nei prossimi giorni l'area artica convoglierà sulla nostra penisola, scavando un minimo depressionario nel Mar Ligure. Avremo così un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal nord Italia. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 10 novembre. Al mattino piovaschi sparsi interesseranno la Basilicata e la Puglia centro-meridionale, più sole invece sul Foggiano. Le nubi verranno spazzate velocemente dalle correnti di maestrale a partire da ovest e il tempo sarà in miglioramento ovunque già da metà giornata. Dalla sera aumento di nuvolosità sulle zone ioniche ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in leggero calo nei valori minimi, in particolar modo nelle zone interne, stazionarie invece le massime. Venti sostenuti di maestrale in attenuazione durante la sera. I mari risulteranno agitato l'Adriatico, mosso invece lo Ionio. Oggi per la consueta rubrica La foto del giorno ringraziamo i nostri amici di Salento.it che ci inviano questo incantevole tramonto immortalato sulle spiagge di Torre dell'Orso, Melendugno. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.